Penso che, come sempre, a maggior ragione quest'anno, l'appuntamento di Simula 3 sia una grande occasione per fare concretamente il punto della situazione su questa enorme sfida che abbiamo della trasformazione del nostro modello di sviluppo. E credo che contestualizzare il lavoro che l'Italia può fare, che i nostri territori possono fare dentro uno scenario globale in movimento drammatico come quello che stiamo vivendo, ci aiuti anche a capire quali sono davvero gli obiettivi che noi dobbiamo assolutamente raggiungere, ricostruendo, ripensando la nostra idea di sviluppo, di società, di comunità. Quindi grazie per questo appuntamento ancora una volta.